buongiorno a tutti, iniziamo. Presentiamo oggi una proposta di delibera del Consiglio per la modifica del statuto di Roma Capitale. Do subito la parola all'onorevole Trancaro. Grazie. Allora, grazie innanzitutto al consigliere Angelo Sturmi, all'assessora Flavia Marzano, a Roma Semplice, grazie a tutti voi di essere qui. Per me questo è un momento storico, ma non lo dico, e probabilmente non verrà nemmeno compreso e percepito come tale, ne sono sicuro, ma lo è. Lo è per tanti punti di vista, sicuramente lo è per il Movimento 5 Stelle. Il fine ultimo del Movimento 5 Stelle non è entrare nelle istituzioni governative, è lasciarle le istituzioni restituendo il potere al popolo. Attraverso che cosa? Gli strumenti di democrazia diretta, una cosa quasi banale se vogliamo, perché non ci inventiamo niente, sono strumenti che esistono in altre parti del mondo, ma la cui introduzione e regolamentazione cambia il futuro di questo paese, ne siamo profondamente convinti. Tra l'altro è una rivoluzione questa dolce, semplice e pacifica, perché? Perché la democrazia diretta, a differenza di come viene forse percepita anche all'esterno, non è in controtendenza, non vuole annichilire, distruggere, sorpassare la democrazia rappresentativa, è un suo completamento, è una sua naturale evoluzione, è un suo miglioramento. Oggi il sistema, come noi lo conosciamo, democratico, non rappresenta più i cittadini, non li soddisfa più, ed è naturale che sia così, perché la forma, le forme con cui funzionano le istituzioni cosiddette democratiche sono anacronistiche. Cercherò di fare un esempio semplice, ma non semplicistico, di questo mio pensiero. Io sono stato eletto nel 2013 in Parlamento e quando sono entrato in Parlamento ho capito subito di aver ricevuto un potere immenso dai cittadini. Noi, poco più di 900 parlamentari, possiamo decidere della vita e della morte. In questi giorni stiamo votando sul fine vita, della vita e della morte di tutti voi. Possiamo decidere cosa potete respirare, quali inquinanti potete inalare, qualche cibo potete mangiare, quando andare in pensione. Possiamo decidere anche quando noi possiamo andare in pensione, quando io posso andare in pensione, quanto prendo io di stipendio, mi posso autodeterminare il mio stipendio e posso decidere anche come farmi rieleggere. Allora provate a immaginare di applicare questo nella vita reale, provate a immaginare di avere un'azienda, avere dei soldi, avere un'attività e dover assumere qualcuno e darvi per 5 anni il potere di decidere tutto della vostra azienda, della vostra società, della vostra attività, cosa può fare, cosa non può fare, può decidere che stipendio darsi, quante ore lavorare e alla fine dei 5 anni che decidere come essere assunto. Allora la domanda da chiedersi è in quanto tempo fallirebbe quell'azienda? È chiaro che il sistema rappresentativo che si basa su questo concetto oggi non è più sufficiente, per un semplice fatto, per un semplice principio che forse lo psicologo americano Carl Rogers definirebbe il principio dell'autoconservazione, il principio dell'autoconservazione, il principio per cui ogni essere umano, ogni comunità cerca di migliorare le proprie condizioni istintivamente. Se noi diamo un potere ai partiti, questo potere ai partiti naturalmente cercheranno di garantirsi quel potere, non di fare, è istintivo, non di fare nel tempo l'interesse dei cittadini. L'interesse dei cittadini è di mettere lì rappresentanti sempre migliori, la meritocrazia, ma la meritocrazia è rischiosa per chi la vive, perché ci sarà sempre qualcuno più competente di te. E allora i partiti cercheranno invece, in contrasto con l'interesse dei cittadini, di garantirsi la poltrona. E il modo per garantirsi la poltrona è il voto di scambio, è comprarsi tutto. Ed è quello che sta succedendo in tutto l'Occidente. Vedete, non è un problema solo italiano. E allora noi chiediamo una semplice evoluzione, introdurre su strumenti per permettere il controllo dei cittadini nell'attività dei loro rappresentanti. È abbastanza banale come concetto. E quindi cosa sono questi strumenti? Cosa vuole dire? Vuole dire che i cittadini lavorano tutto il giorno, hanno da fare, non possono occuparsi quotidianamente della gestione della cosa pubblica, delegano qualcun altro. Ma se questo qualcuno a cui pagano lo stipendio
fa qualcosa contrario all'interesse collettivo o non fa qualcosa che l'interesse collettivo vuole, allora i cittadini possono fermarsi, iniziare a fare un'attività direttamente, proporre loro quella cosa, quell'atto, quella delibera, quella legge. Pensiamo se avessero avuto quel... per un istante, se gli italiani avessero avuto il potere in questo momento, avremmo già una legge sul conflitto di interessi. Probabilmente avremmo anche già una legge contro la povertà seria, un reddito di cittadinanza. Perché? E introdurre questi strumenti ha degli immediati effetti. Il primo effetto, la democrazia diretta non garantisce, lo voglio togliere ogni anno, non garantisce che le decisioni siano giuste. A parte che non lo garantisce nemmeno la democrazia rappresentativa, che lo vediamo tutti i giorni, ma non garantisce che le decisioni siano giuste, garantisce un'altra cosa più importante, garantisce la responsabilizzazione dei cittadini. E l'unico modo per crescere, per migliorare come società, è responsabilizzarsi. Quando vogliamo far crescere un figlio, non possiamo far crescere bene un figlio se decidiamo noi per lui, perché così garantiamo le decisioni giuste. L'unico modo per farlo crescere bene è dargli sempre più responsabilità, permettergli anche di sbagliare. Ma se i cittadini sbagliano direttamente, allora non hanno altri. La volta dopo diranno, abbiamo sbagliato, poi dobbiamo cambiare. Ma se sbagliano i loro rappresentanti, continueranno a dare la colpa a un partito contro l'altro, a scannarsi tra di loro, e la responsabilità non sarà mai di nessuno. Secondo effetto molto importante, le decisioni sono consapevoli, non sono più il frutto del mal di pancia del momento. I giornalisti sottolineano spesso come oggi la politica si basi sul, diciamo così, il sentimento di pancia momentaneo, cioè insegui gli istinti momentanei senza avere un'ottica lungimirante, perché vuole il consenso immediato. Quando noi parliamo di democrazia diretta, però la critica è ma i cittadini decideranno in base agli istinti del momento e quindi decideranno non consapevolmente, ma cercando di ottenere un vantaggio immediato. Allora c'è un cortocircuito. In realtà la democrazia diretta e questi strumenti servono proprio per evitare tutto ciò, perché se sono degli strumenti che processualizzano la decisione. Se tu incanali il metodo di condivisione di decisioni verso i processi che hanno tempi lunghi ma certi e modalità di discussione che siano trasparenti e equilibrate, porterai delle decisioni equilibrate. I cittadini, quando hanno tempo di ragionare sulle cose, ascoltano le varie parti, si informano, vengono educati attraverso tecnici, esperti, non solo opinioni politiche, tendono a prendere la decisione sempre più ragionevole e mai estremizzata. Quindi questo è proprio lo strumento per evitare quella deriva che voi definite populista, che vediamo in tutta Europa. È una deriva che coinvolge tutte le nazioni e sta coinvolgendo tutte. Perché? Perché i cittadini che vedono che le istituzioni non li rappresentano più e stanno costruendo un futuro che loro non vogliono, preferiscono tornare indietro al passato, ecco i nazionalisti che stiamo vedendo in giro per l'Europa, in giro per l'Occidente, piuttosto che andare avanti. Noi stiamo dicendo che c'è una terza strada, è quella che trova la soluzione ai problemi della democrazia non dentro le istituzioni, ma guardando fuori dalle istituzioni, restituendo un po' di potere al popolo che l'ha perso. La cosa meravigliosa di oggi è che c'è quasi un passaggio dai primi sindaci ai nuovi sindaci. Il primo sindaco del Movimento 5 Stelle è stato il sindaco di Sarego, un piccolo comune del nord-est Italia, piccolissimo, bellissimo, dove abbiamo un sindaco che adesso scade, insomma, è arrivato al quinto anno, ha finito il suo mandato, se ne andrà da quell'istituzione, probabilmente si ricandiderà, non si sa se verrà rieletto, ma lui se ne andrà avendo approvato gli strumenti di democrazia diretta. Quindi i cittadini, qualsiasi sia il prossimo sindaco, potranno intervenire sulle sue decisioni, magari approvandole, magari stimolando un dibattito su qualcosa che il partito, il futuro partito di maggioranza non vorrà discutere. E oggi c'è un passaggio di testimone, il nuovo sindaco, la nuova giunta, però della capitale d'Italia, farà la stessa cosa, introdurrà strumenti di democrazia diretta. E siccome il 12 aprile ricorre il primo anno della scomparsa di Gianroberto Casaleggio,
Io credo che questo sia il modo migliore per ricordarlo, per onorarlo, e voglio ricordare a tutti che il suo sogno era che il Movimento 5 Stelle entrasse in istituzione, applicasse la democrazia diretta e scomparisse. E questo è anche il mio sogno, è il sogno di Flavio Marzano, è il sogno di Angelo Sturmi, è il sogno di tutto un movimento che spera di trovare la stessa forza e di applicare la stessa energia quando andrà al governo nel 2018 per fare questa meravigliosa rivoluzione pacifica. Grazie a tutti. Interviene ora, entra nel merito della proposta il primo firmatario, consigliere e presidente di Roma Capitale, Antonio. Grazie. E buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Questo è un momento estremamente importante per la città di Roma ed è un momento molto importante anche per il Movimento 5 Stelle. Partiamo da questo presupposto. La democrazia diretta a Roma è ferma da 23 anni. L'ultimo regolamento in materia di partecipazione popolare è del 1994. Quindi stiamo parlando di una democrazia diretta che né il centrodestra né il centro-sinistra, né le precedenti amministrazioni ha voluto mettere al centro del loro programma politico. Eppure il Movimento 5 Stelle lo ha messo come secondo punto del programma, votato online sul Russo, appunto trasparenza e partecipazione, e abbiamo deciso di introdurre questi nuovi strumenti di democrazia diretta all'interno dello Statuto di Roma Capitale. Stiamo parlando del referendum propositivo senza quorum, del bilancio partecipativo, delle petizioni popolari presentate attraverso il web e della possibilità per Roma Capitale di avviare delle consultazioni sul sito di Roma Capitale, che, come dopo vi spiegherà anche l'assessora Flavia Marzano, è in arrivo. Petizioni popolari elettroniche. Questo è il primo punto che abbiamo introdotto. Esiste già le petizioni popolari, è uno strumento conosciutissimo, esistono anche nella nostra Carta Costituzionale. L'articolo 50 della Costituzione disciplina le petizioni popolari, eppure in 70 anni il Parlamento italiano non ha fatto neppure una legge attuativa delle petizioni popolari. Il Movimento 5 Stelle a Roma in meno di un anno dà nuova vitalità a questo strumento, utilizzato in altri paesi del mondo. Petizioni popolari elettroniche sono utilizzate ad esempio dal Parlamento europeo, i cittadini europei possono direttamente accedere al sito, presentare la propria petizione e questa poi viene calendarizzata e discussa. Ma siamo voluti andare oltre alle petizioni popolari elettroniche, volevamo dare la possibilità ai singoli cittadini di entrare direttamente nelle istituzioni e quindi abbiamo preso un modello che oggi esiste in altri parlamenti, in particolare nella Camera dei Comuni, Parlamento inglese, dove i cittadini possono presentare delle petizioni popolari ed illustrarle direttamente all'interno del Parlamento. Così faremo a Roma. I cittadini potranno presentare delle petizioni popolari e se raggiungeranno un numero elevato di adesioni, queste potranno essere illustrate direttamente dal primo presentatore all'interno dell'Assemblea Capitolina. È una rivoluzione. Non si era mai vista una cosa del genere. Il secondo punto che introduciamo all'interno dello Statuto di Roma Capitale è referendum propositivo, senza quorum. Referendum abrogativo e consultivo erano già previsti dallo Statuto di Roma Capitale, soltanto che avevano il quorum di partecipazione e negli ultimi 20 anni, 30 anni abbiamo visto tanti referendum che effettivamente sono andati persi, in quanto il voto dei cittadini poi non ha raggiunto mai il quorum di partecipazione e di conseguenza le amministrazioni sia locali che nazionali hanno speso dei soldi senza poi ascoltare effettivamente i cittadini. Togliere il quorum significa dare la possibilità ai cittadini di esprimersi direttamente sulle questioni più importanti che riguardano la loro vita. Ed è per questo motivo che abbiamo introdotto sia per il referendum abrogativo e consultivo abbiamo introdotto appunto l'abolizione del quorum, ma abbiamo anche introdotto il referendum propositivo. Quindi la cittadinanza, i cittadini romani potranno presentare un referendum, una proposta di referendum, che sarà poi sottoposta al voto. Buongiorno.
Abbiamo introdotto all'interno dello Statuto di Roma Capitale anche un ulteriore strumento, che è la sperimentazione del voto elettronico. Ora pensate che negli Stati Uniti d'America il presidente americano in alcuni stati viene votato attraverso i touchscreen nelle cabine elettorali. Noi vogliamo sperimentare una cosa del genere, ci vogliamo provare, anche perché l'articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale impone alle pubbliche amministrazioni, impone appunto di favorire l'uso delle nuove tecnologie per l'esercizio dei diritti politici, quale maggior diritto insomma del diritto di voto. Un'ultima cosa che vorrei dire sul referendum propositivo, abrogativo e consultivo senza quorum, che non abbiamo inserito nelle slide, è nella possibilità da parte dell'Assemblea Capitolina di sottoporre, diciamo, rispetto al referendum anche una controproposta. Stiamo parlando di strumenti che in Italia sono presenti in alcuni comuni, come nel comune di Mira, governato dal Movimento 5 Stelle, che ha finito proprio l'altro giorno di approvare i regolamenti attuativi. Sono presenti in Svizzera, in California, ma non sono presenti nella nostra Costituzione. Non avremmo voluto. C'è chi fa le riforme istituzionali, magari insieme ai gruppi economici, alle multinazionali, e c'è chi li fa nell'interesse dei cittadini, introducendo nuovi strumenti di democrazia diretta. L'altro strumento che introduciamo è uno strumento molto conosciuto, nato nel 1989 in Brasile, che è quello del bilancio partecipativo, già utilizzato in molti comuni d'Italia, e che consente di coinvolgere i cittadini nella costruzione del bilancio, eventualmente assegnando una piccola quota del bilancio di Roma Capitale ai cittadini per far decidere appunto e farli consultarli su dove devono andare le risorse economiche, su quali sono le materie più importanti, ad esempio ambiente o le scuole o ad esempio i rifiuti. Questo per dare sempre, come diceva prima il deputato Fraccaro, dare maggiore possibilità ai cittadini di responsabilizzarsi. E in ultimo, l'era della partecipazione digitale, le consultazioni online. Noi, il Movimento 5 Stelle, come tutti sapete, utilizza una piattaforma che è rivoluzionaria, Rousseau. Gli altri prendono le decisioni all'interno degli organi di partito, magari chiusi nelle stanze. Nel Movimento 5 Stelle i voti, un voto vale un voto. Vengono decise il programma del Movimento 5 Stelle, che è deciso attraverso Rousseau, quindi attraverso i voti di tutti gli iscritti. Ebbene, noi vogliamo avviare questo modello anche all'interno del sito di Roma Capitale, dando la possibilità ai cittadini di esprimersi attraverso dei sondaggi, delle consultazioni, mettendo dei documenti anche prima di approvare determinate delibere. Questo in realtà è un metodo che non è soltanto democrazia diretta, ma consente anche alla città e agli amministratori di questa città, in questo momento al Movimento 5 Stelle, di prendere delle decisioni consapevoli nell'interesse dei cittadini, di avviare, diciamo, dei percorsi di approvazione di queste delibere in modo più efficace, più efficiente, quello che è chiamato anche better regulation. Quindi consente all'amministrazione di poter essere più efficiente e di comprendere quali sono le priorità per la città. Concludo il mio intervento e passerò la parola all'assessora Mazzano dicendo che questa proposta è stata il frutto di un lavoro del primo anno, possiamo dire quasi del primo anno, dell'attività del gruppo Capitolino, e che coinvolgerà, che ha già coinvolto una parte dei municipi e coinvolgerà tutti i territori. Si tratta di dell'inizio dell'era della partecipazione a Roma. In 5 anni vogliamo passare da mafia capitale alla capitale della democrazia diretta. Grazie. Do adesso la parola alla signora Dario Mazzano, dopo avete la possibilità di fare domande che ovviamente devono essere inerenti all'argomento trattato. Grazie. Sì, grazie davvero. Volevo cominciare da quello che diceva l'onorevole, forse qualcuno non capirà. In realtà i cittadini capiranno, secondo me, perché quando finalmente potranno dire la loro, ne sono certa che capiranno, ed è esattamente per questo che noi
stiamo lavorando. E devo dire, personalmente, ormai c'ho una certa, come si dice, e sono veramente tanti, ma proprio tanti anni che combatto perché i cittadini possano, siano autorizzati a partecipare. Nella mia vita precedente, perché sono, come diceva Angelo prima, solo 9 mesi che faccio questo mestiere, però è una battaglia veramente molto lunga. E parto, sono informatica di formazione, ma vi do alcune norme, mi perdonerete voi giuristi, ma una la citava da lui, ma la legge 4/2004, che è la legge per l'accessibilità della pubblica amministrazione, dice: la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazioni e relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. 2004. Il nostro sito, tornando a quello che diceva Angelo prima, il nostro portale oggi non è accessibile, lo stiamo ristrutturando in maniera che lo sia. Il codice dell'amministrazione digitale, cui ormai qualche secolo fa, perché è del 2005, ho partecipato a scrivere dei pezzi, proprio perché ci credo fortemente, c'è una serie di articoli, l'articolo 9 che già citava lui, ma l'articolo 3 che parla del diritto all'uso delle tecnologie, l'articolo 64 bis che parla, 2 bis, pardon, che parla di agevolare l'accesso agli stessi servizi da parte di cittadini e imprese anche in mobilità, e cita per la prima volta SPID, il sistema pubblico di identità digitale, che come sapete come amministrazione abbiamo adottato a dicembre dell'anno scorso con un anno di anticipo sulla normativa perché lo richiede entro dicembre di quest'anno. L'articolo 8 parla di alfabetizzazione informatica dei cittadini. Siamo fortemente consapevoli che le tecnologie sono importanti, come dice la sindaca non siamo più nell'Ottocento, siamo nel 2017, ma come dice la sindaca nessuno deve restare indietro, e purtroppo sappiamo che in realtà ci sono molti, troppi cittadini che in internet non sono mai andati, e quindi abbiamo fatto quelli che abbiamo chiamato i punti Roma Facile, punti dove il cittadino può essere aiutato a fare il servizio che è online ma che non è in grado di fare da solo. Quindi l'articolo 9 che appunto citava lui, le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggior partecipazione dei cittadini. Questa la nostra normativa diceva nel 2005, nelle linee programmatiche ovviamente abbiamo parlato di forte coinvolgimento della cittadinanza, anche perché Roma è semplice, parlava il nome dell'assessorato, si chiama Roma Semplice, ma Roma è semplice solo se diventa un luogo dove l'esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri sono facili per tutti, e soprattutto dove tutti possono contribuire al miglioramento, e contribuire lo possono fare anche grazie a questi strumenti. È vero che nel portale ci sarà, però è anche vero che finora qualcosa l'abbiamo già fatto. Oltre al punto Roma Facile che dicevo, idea della sindaca un venerdì sera durante una giunta parlando del bando sulle azioni urbane innovative, dove c'era la possibilità di scegliere per l'amministrazione tra 3 tematiche, su quali tematiche decidere di presentare un progetto, la sindaca ha detto facciamolo fare ai cittadini. Venerdì sera alle 7, il lunedì sera alle 7 era pronto, e questo, se posso ringraziare la struttura, hanno lavorato il weekend perché il lunedì sera fosse possibile. Quindi ci sono anche persone così qua dentro, quindi grazie anche a loro. Il portale, abbiamo detto, avrà una sezione sulla partecipazione, che il portale, per chi non lo sa, è stata aggiudicata la gara dall'amministrazione Marino, quindi noi ce la siamo trovata già aggiudicata, stiamo lavorando con ovviamente chi ha vinto, ma ci abbiamo aggiunto la parte della partecipazione, e l'abbiamo aggiunta senza costi ulteriori, quindi abbiamo fatto un po' di slalom con le spese previste e siamo riusciti a inserirci una parte specifica sulla partecipazione. L'ultima cosa, l'agenda digitale, abbiamo fatto ovviamente, era prevista nelle linee programmatiche, l'abbiamo fatta ascoltando gli stakeholder, gli attori del territorio, ma l'abbiamo anche messa online, è stata per un mese su una piattaforma per cui un qualunque cittadino avrebbe potuto dire la sua, aggiungere, emendare e quant'altro. E già che ci siamo, visto che dall'8 marzo all'8 aprile è il mese delle STEM che ha definito il Ministero dell'Università e della Ricerca, abbiamo messo online anche la possibilità di declinare l'agenda digitale in ottica di genere, c'è tempo fino al 9 di aprile, anche questo è uno spazio per far sì che le persone possano partecipare. Andiamo avanti questa strada, grazie. Grazie.
prendo un attimo la parola perché grazie Flavia e grazie Riccardo, mentre parlavi mi è venuto in mente un aneddoto interessante che secondo me va raccontato. Le petizioni popolari, come abbiamo detto, noi vogliamo introdurre questo nuovo strumento. Questa proposta nasce oggi perché viene introdotta all'interno dello Statuto di Roma Capitale e poi dovranno essere adottati tutti i regolamenti attuativi. Però la prima proposta in materia di petizioni elettroniche non è stata presentata dal Movimento 5 Stelle in questa consigliatura, ma è stata presentata dal Movimento 5 Stelle e la proposta di delibera è stata firmata e costruita dall'attuale sindaca Virginia Raggi, è stata presentata e depositata nella precedente consigliatura. È 2014. Abbiamo lavorato la notte, no? Abbiamo lavorato diversi giorni. Noi l'abbiamo presentata nelle precedenti consigliature. Non ce l'hanno fatta approvare. Abbiamo ottenuto il parere favorevole all'epoca degli uffici, poi cadde Marino e quindi la proposta rimase lì. Questo è un aneddoto interessante per ricordare effettivamente che quello che stiamo facendo oggi fa parte di un percorso, di una rivoluzione che è prima culturale e poi tecnologica. Grazie. Per la storia, se non la fanno loro lo facciamo noi. Ci sono domande? Buongiorno, una domanda a Francesco Mastroni. La domanda è questa: voi oggi presentate questi nuovi strumenti per la democrazia diretta e la partecipazione, ma volevo sapere come mai fino ad oggi non avete mai fatto una riunione streaming sulle grandi scelte che hanno contraddistinto l'amministrazione, penso alle dimissioni degli assessori, alle nomine, perché non avete condiviso questo dal punto di vista pubblico con i cittadini? Cioè le riunioni streaming che fine hanno fatto? Simone Carentiere del Messaggero. Sì, grazie. Sì, c'è una grande confusione tra quello che è la forma di partecipazione interna ai movimenti e la democrazia diretta. La democrazia diretta funziona quando non c'è dentro la decisione che viene lasciata nelle mani dei cittadini la strategia politica, la competizione politica. Anzi, se in quelle forme di partecipazione che vi abbiamo elencato, che adesso verranno introdotte nella capitale d'Italia, la democrazia diretta, entra la politica con le sue dinamiche di conflitto, di gara, di competizione, si snatura. Quando abbiamo fatto recentemente l'ultima esperienza referendaria nazionale, cioè quella sulla riforma costituzionale promossa dall'allora Presidente del Consiglio Renzi, la più grande distorsione di quella competizione, che doveva essere sul merito, aver detto qui c'è il marchio Partito Democratico, addirittura se non fosse stata votata sarebbe caduto il Presidente del Consiglio. Ecco, quando la politica entra con le sue dinamiche nella decisione dei cittadini si snatura la democrazia diretta, diventa plebiscitaria. Ora, noi all'interno del Movimento 5 Stelle siamo l'unica forza politica che sta introducendo gli strumenti di partecipazione. Il nostro programma per le prossime elezioni viene votato dai cittadini, dagli iscritti al Movimento 5 Stelle, tra l'altro mentre nel PD bisogna pagare per iscriversi, da noi l'iscrizione è gratuita. E anche la candidatura è gratuita, perché nel Partito Democratico per potersi candidare alle politiche bisogna pagare. Questo non è democrazia, secondo me. Detto questo, noi stiamo sperimentando delle forme di partecipazione, tra l'altro mettiamo appunto i contenuti, proprio perché crediamo nella democrazia diretta, prima delle persone. Prima votiamo il programma e poi semmai voteremo il Presidente, il candidato al Presidente. Ma questo non vuol dire che noi non facciamo strategia politica, perché altrimenti avremmo già perso in partenza. La democrazia diretta, e credere nella democrazia diretta, non vuol dire impedirci di fare strategia politica, vuol dire una volta che noi vinciamo la competizione politica, entrare nelle istituzioni, prendere decisioni e rimettere quelle decisioni nelle mani dei cittadini. È un'altra cosa, non confondiamo i due settori. Dobbiamo, a volte, se si può, si fanno le riunioni streaming, se non si può, per non dire prima all'avversario cosa stiamo programmando, cosa stiamo decidendo, per metterci i bastoni tra le ruote, quindi dare un vantaggio competitivo, non la facciamo. Però crediamo
contemporaneamente di dare gli strumenti ai cittadini per revocare anche le nostre scelte strategiche. Se prevederete anche, diciamo, sul sito del comune di far esprimere i cittadini nel caso di assessori o componenti della giunta indagati. Non so, forse c'è un po' di confusione sugli strumenti di democrazia diretta, nel senso, gli strumenti di democrazia diretta assolutamente non sono sulle singole persone. Esatto, non è sulle singole persone. Quello che effettivamente è uno strumento che esiste si chiama recall, c'è in California, esiste in Svizzera, sarebbe da introdurre anche nella nostra carta costituzionale, quindi per il vincolo di mandato non è possibile in questo momento presentare una proposta per chiedere la revoca o la decadenza di un consigliere o di un assessore. Sì, su questo non si può fare, perché nemmeno perché la decisione, la partecipazione dei cittadini è sulle regole, non sulla singola persona. Non può decidere su il singolo dirigente, il singolo assessore. Potrebbe proporre la cittadinanza una delibera per cui non si possono assumere, indicare come assessori persone indagate. Assolutamente. Se questo è legittimo costituzionalmente. E se non è costituzionale, i cittadini dovrebbero fare una proposta di legge costituzionale, sottoporla al referendum e votare, come si fa in molte parti del mondo, Polonia, Svizzera. Ma le decisioni devono essere normativamente corrette, quindi essere generali e astratte. Questo vale per noi come parlamentari, per loro come consiglieri, vale anche per i cittadini. Cioè quello che può decidere il consiglio lo può decidere anche la cittadinanza, non è che i cittadini possano decidere altro. Ok, raccogliamo due o tre domande e poi rispondete dopo. Ma in esiste di Ascanius, due domande tecniche. Allora, la prima, chi conosce l'Europa sa che l'Europa consulta molti cittadini ma li ascolta poco. Quali sono i meccanismi di enforcement che voi avete previsto in questo sistema? Nel senso, quando i cittadini hanno raggiunto, diciamo, anche se visto che non c'è il quorum, non ci sono, diciamo, misure quantitative nella vostra proposta, quindi tanto si può capire da qui. Seconda domanda, bilancio partecipativo. Io ho partecipato a Porto Alegre a varie sessioni, avevano scelto di cominciare dai municipi, cosiddetti municipi, proprio per far sì che con azioni di comunicazione si potesse sensibilizzare la popolazione e poi arrivare al bilancio della città, non a delle piccole parti. Voi avete previsto, diciamo, una gradualità, un piano di rimanere in questo tipo? Grazie. Sì, buongiorno, Luisa Monforte di Amoni Roma. Volevo chiedere anche un paio di cose tecniche sulle consultazioni online o tutto quello che è elettronico. Come si fa ad accertare l'identità? Cioè, se io per esempio posso fare due volte una richiesta, magari firmare, e un po' anche io rispetto al quorum, qual è un po' i tetti minimi, cioè nel senso da questo punto di vista. Dunque, le domande in merito, diciamo, al referendum propositivo, abrogativo e consultivo senza quorum. Allora, quando parliamo dell'abolizione del quorum, parliamo dell'abolizione del quorum di partecipazione. Ciò significa che le votazioni, il voto referendario, diviene valido anche se vanno a votare 10, 20, 30 persone. Ma ovviamente la proposta, per essere presentata, dovrà avere un quorum. È un quorum che noi, un numero di firme che, a differenza, visto che è stato citato prima, dell'ultima proposta di referendum costituzionale, dove mi pare che fu elevato da 50 a 150.000 firme il numero delle firme necessarie per la proposta per iniziativa di legge legislativa, noi abbiamo mantenuto il numero delle firme così come era già previsto dallo statuto, non lo abbiamo elevato, 30.000 circa, perché parla dell'1% dei cittadini residenti a Roma. Quindi questa, diciamo, la prima risposta in merito al referendum. Per quanto riguarda il bilancio partecipativo, assolutamente sì. Il bilancio è previsto all'interno della proposta di delibera di modifica dello statuto che stamattina depositeremo al segretariato.
è prevista la di costruire una modalità di coinvolgimento dei municipi, quindi ci sarà un doppio livello, un livello che prima partirà dal basso, dai territori, che ovviamente costruiranno dei percorsi partecipativi anche attraverso i consigli municipali, le commissioni, attraverso diciamo eventualmente con gruppi di lavoro tematici dei cittadini estratti a sorte, poi questo sarà declinato e disciplinato dal regolamento che noi dopo l'approvazione dello statuto dovremo andare ad adottare. E infine ovviamente questo per innalzare la democrazia diretta, il livello di trasparenza della capitale, queste proposte poi confluiranno tutte al comune, quindi il processo sarà dal basso verso l'alto. Per quanto riguarda sulla autenticità e la sicurezza del sito di Roma Capitale, io lascerei la parola all'assessora Flavia Marzano, che qualche mese fa abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti in materia di sicurezza e di strumenti di identificazione. Sì, grazie. In realtà, permettetemi una battuta, è proprio tutto relativo. Esatto. La parola tecnico evidentemente ognuno la declina a modo suo, cioè ho sentito prima domande tecniche che per me erano giuridiche e domanda tecnica è questa, concordo invece. L'identità è essenziale che sia valutata, cioè nel senso garantita, e in particolare SPID, quello di cui parlavo prima, è uno strumento che ci può garantire esattamente questo. Visto che è il sistema pubblico di identità digitale, io mi faccio riconoscere, oltretutto una cosa che forse manca come informazione, SPID non solo permette al cittadino romano di accedere ai servizi, ma essendo un servizio obbligatorio entro l'anno, questo ripeto,